All'UMansas University abbiamo incontrato il professor Alessandro Armuzzi per parlare di malattie di Crohn e colite ulcerosa, patologie croniche dell'intestino che sono caratterizzate da periodi di riacutizzazione a periodi di remissione. E proprio questo porta a un ritardo della diagnosi perché il paziente si reca dal medico proprio nel momento in cui il sintomo è ormai evidente. Professor Armuzzi, La diffusione di colite ulcerosa e malattia di Crohn sembra in aumento. Ce lo conferma e a quali fattori potrebbe essere collegata? La malattia di Crohn e la colite ulcerosa, cioè le malattie infiammatorie croniche intestinali, sono patologie in costante aumento. Si stima oggi che ci siano circa 7 milioni di pazienti affetti nel mondo e in particolare in Italia sono stimati circa 250.000 pazienti, di cui un 60% con colite ulcerosa e un 40% circa con malattia di Crohn. Sono malattie in aumento, la cui incidenza è in aumento, soprattutto nei paesi nuovi industrializzati, cioè Cina, India e Brasile, e questo fa pensare che ci possono essere dei fattori ambientali legati allo sviluppo economico, all'industrializzazione e alle modificazioni dietetiche che agiscano nell'individuo geneticamente predisposto nel favorire la genesi di queste malattie. Che valore ha la remissione prolungata nel tempo nei pazienti con colite ulcerosa? Davanti a un paziente con colite ulcerosa riacutizzato o di nuova diagnosi, quindi un paziente che sta male, uno dei nostri principali obiettivi come medici, ma che è condiviso col paziente, è quello di indurre la remissione senza cortisone e soprattutto mantenere questa remissione il più a lungo possibile, cioè prolungata nel tempo, perché questo permetterebbe una miglior gestione della patologia e ridurrebbe il grosso impatto sulla qualità di vita che questa patologia ha sul paziente stesso. Qual è l'impatto sociosanitario e lavorativo delle malattie croniche intestinali, MICI, e come incidono sulla qualità della vita dei pazienti? Come ho accennato nella domanda precedente, una delle caratteristiche dei pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali è il grosso impatto sulla qualità di vita che queste malattie determinano una volta che insorgono. E questo comporta tutta una serie di ripercussioni, qualsiasi essa sia la qualità di vita intesa dal paziente, non solo sul sociale ma anche sul lavorativo. È molto frequente che ci possano essere appunto perdita di produttività lavorativa, assenteismo, presenteismo, ma anche abbandono degli studi o anche addirittura la difficoltà a crearsi una famiglia. Quindi tutto questo comporta un notevole costo indiretto che è a carico appunto nella gestione sia della malattia di Crohn che della colite ulcerosa. In che modo la gestione multidisciplinare può migliorare la presa in carico delle MICI e conseguentemente l'impatto sulla qualità della vita dei pazienti? Il concetto moderno di gestione di una patologia cronica, come sono le malattie infiammatorie croniche intestinali, è quello della multidisciplinarietà. Non infrequentemente, fino al 40% dei casi, il paziente affetto da colite ulcerosa o da malattia di Crohn può presentare delle manifestazioni extraintestinali ed è appunto la presenza di un team multidisciplinare con varie figure professionali presenti all'interno del team che possono essere chiamate in causa nel momento in cui il paziente presenti necessità e il paziente in questo caso è al centro proprio della gestione del team multidisciplinare.